A rendere ancora più critica la situazione sul fronte dei trasporti a Salerno, le condizioni meteo e l'allerta per vento e mare agitato. Fermati questa Pasqua i collegamenti via mare per Vietri, Cetara, maggiori e minori. Assicurati per fortuna quelli con Amalfi e Positano, grazie a battelli di maggiore stazza che meglio reggono il mare. Per le centinaia di turisti presenti in città che avevano prevalentemente come meta la costiera amalfitana, superato lo scoglio dell'assenza di mezzi pubblici in città, l'unica alternativa era quindi raggiungere a piedi le fermate della Sita e aspettare che arrivasse il mezzo. Una ventina di argentini e statunitensi ad attenderlo alla fermata di Via Vinci Prova, altro nutrito gruppo attendeva invece alla stazione centrale. Cosa le devo dire? Arriva dalla Puglia. Arrivo dalla con Puglia. La speranza di... E siamo abituati a questo disservizio perché solitamente quando la gente aumenta i mezzi di trasporto pubblici diminuiscono, tutto inversamente proporzionale. Destinazione costiera amalfitana? Destinazione Amalfi? Sì, no, destinazione minori. Minori. E quindi comunque avremmo fatto la costiera amalfitana, faremo la costiera amalfitana ma con i mezzi pubblici. Aspettate da? E adesso da un quarto d'ora ci avevano detto che stava per arrivare, però è già un quarto d'ora di attesa. Agli sfortunati turisti salentini era saltata purtroppo la corsa programmata via mare per, come vi abbiamo suddetto, interrotte per condizioni meteo. L'unica alternativa che avevano, se non fossero riusciti a salire sul bus, era un taxi in 4,80 euro, ci hanno detto, poi da pagare l'ingresso alla villa romana di minori, il pranzo ed il ritorno, un conto piuttosto salato, a cui aggiungere anche il disagio.